Benvenuti a Scientificamente, il TG dello spazio e della scienza. WISE scopre la galassia più luminosa dell'universo. Il satellite WISE della NASA ha scovato in una regione remota una galassia record. La sua luminosità è infatti pari a quella di 300.000 miliardi di soli. Non era mai stato osservato nulla di simile in precedenza. L'eccezionalmente luminosa galassia è stata classificata in una nuova classe di oggetti celesti segnalati come galassie ultraluminose all'infrarosso. Se ne parla in uno studio pubblicato sulla rivista Astrophysical Journal, in cui è contenuta l'ipotesi che la caratteristica record della galassia sia dovuta alla presenza di un buco nero gigante al suo interno, il quale si nutre di una quantità di materiale cosmico superiore a quella che gli sarebbe consentita. Gli scienziati sono al lavoro per svelare questo nuovo enigma che arriva dall'universo. L'improvvisa perdita di ghiaccio in Antartide monitorata da Cryosat. La missione Cryosat dell'ESA ha rilevato una perdita di ghiaccio in una regione antartica finora ritenuta stabile. L'ultima scoperta di un team di scienziati dell'Università di Bristol è che, in assenza di campanelli d'allarme, più ghiacciai della penisola meridionale dell'Antartide si sono staccati all'improvviso per finire poi nell'oceano a un ritmo di 60 km cubi all'anno dal 2009 ad oggi. Questo fenomeno rende l'area una delle principali responsabili dell'innalzamento dei mari. Alcuni ghiacciai lungo la costa stanno continuando ancora a perdersi nel mare. Prima del 2009, in quei 750 km, non si era verificato nulla di simile. Lo studio è stato reso possibile grazie all'utilizzo dei dati della missione Cryosat, la quale utilizza un altimetro radar avanzato che è in grado di misurare la variazione di altezza del ghiaccio superficiale, permettendo così agli scienziati di registrare i cambiamenti di volume con una precisione senza precedenti. La perdita di ghiaccio è così massiccia che ha anche causato un cambiamento del campo gravitazionale della Terra, come testimoniato dalla missione GRACE della NASA. Trasloco italiano sulla Stazione Spaziale Internazionale. Un intero quartiere made in Italy a bordo della Stazione Spaziale Internazionale cambia posizione. Si tratta del Permanent Multipurpose Module, in sigla PMM, che è stato protagonista di una delle operazioni di riconfigurazione dei punti di attracco della Stazione Internazionale, volte a preparare la base orbitante all'approdo delle navette per equipaggi commerciali, ora in fase di sviluppo nell'ambito del Commercial Crew Development, il programma commerciale che usufruisce di investimenti NASA per assicurare il trasporto degli equipaggi alla IS dopo il pensionamento degli shuttle. Il modulo Leonardo, questo è il suo nome, fa parte di un gruppo di tre sviluppati dall'Agenzia Spaziale Italiana nell'ambito del Memorandum of Understanding stipulato con la NASA nel 1997. Le operazioni di trasporto sono state trasmesse in diretta streaming. A Tor Vergata, test genetico prenatale made in Italy. Le più avanzate tecnologie biotecnologiche e bioinformatiche sposano la tradizione dell'Università di Tor Vergata nella genetica. È italiano il primo polo universitario per lo screening genetico non invasivo prenatale delle patologie cromosomiche, basato sul sequenziamento di frammenti di DNA fetale libero circolante nel sangue della gestante. Nato dall'accordo tra l'Ateneo Romano, la cinese BGI, il più grande gruppo mondiale di genomica, e il Bioscience Institute di San Marino, il polo avrà l'obiettivo di raffinare lo screening delle patologie genetiche in epoca prenatale per offrire una tempestiva e corretta informazione alle coppie a rischio. E ancora, si potrà fornire il supporto della genetica medica agli operatori della medicina fetale e ai ginecologi che gestiscono il primo trimestre di gravidanza. Inoltre, si potranno coltivare le conoscenze per sviluppare e migliorare le tecnologie e puntare sull'innovazione. Allo stesso tempo, poi, si potrà continuare la ricerca sulla terapia genica per le malattie oggi prive di una cura che verrebbero precocemente individuate con il test. Un grande progetto di terza missione in cui gli Atenei prevedono finanziamenti esterni a progetti di ricerca e innovazione. Addio a John Nash, il geniale matematico di A Beautiful Mind. È morto in un incidente stradale il matematico John Nash, premio Nobel nel 1994, a cui ha ispirato il film A Beautiful Mind. Nash e sua moglie Alicia sono morti in un incidente stradale mentre erano a bordo di un taxi. L'incidente è avvenuto nel New Jersey.
Secondo una prima ricostruzione riportata dai giornali locali, Nash e sua moglie sarebbero stati sbalzati fuori dall'auto. Nash è stato un brillante matematico che rivoluzionò l'economia con i suoi studi di matematica applicata alla teoria dei giochi. Era affetto da schizofrenia. Su Twitter il cordoglio di Russell Crowe, l'attore australiano che lo interpretò nel film. Sono sconvolto, Beautiful Mind, Beautiful Hearts. Questa era l'ultima notizia, vi lasciamo come di consueto al nostro approfondimento. Il pianeta più studiato del Sistema Solare mostra una delle sue facce più suggestive. Immaginate di trovarvi in una delle regioni settentrionali di Marte, ribattezzata Arabia Terra. Davanti a voi si apre Silo e Patera, una struttura complessa formata da due crateri impilati l'uno sull'altro. Questa è l'immagine restituita a Terra dagli occhi della sonda europea Mars Express, un'immagine che apre la strada a diversi interrogativi. Il primo fra tutti è che cosa abbia provocato quel terreno pieno di cicatrici a nord del pianeta rosso. Finora le ipotesi comprendevano soprattutto l'impatto di meteoriti, ma ora si fa largo un'idea diversa: potrebbe trattarsi di un supervulcano. La cima della struttura si apre con bordi che misurano 40 km massimo e 30 km minimo e il suo interno precipita fino a 1750 metri nel sottosuolo. Le sue caratteristiche, viste da vicino, hanno suggerito agli scienziati che si tratti di un supervulcano marziano. I supervulcani ne esistono anche sulla Terra. Sono quelli che arrivano a espellere fino a 1000 km cubi di materiale in una sola eruzione, cioè migliaia di volte quello che succede a un normale vulcano. Un'esplosione talmente potente da poter cambiare il clima di un intero pianeta. Un esempio terrestre è quello della caldera di Yellowstone negli Stati Uniti, ma ne abbiamo anche in Italia. I Campi Flegrei in Campania sono un supervulcano. Naturalmente, nessuna eruzione di questo tipo di caldera è stata mai osservata. Sono difficili da individuare, ma dopo le osservazioni di Mars Express, gli scienziati sono arrivati a supporre che nell'Arabia Terra esista una vera e propria famiglia di antiche caldere supervulcaniche. Un esempio è proprio quello di Silo e Patera, nella cui immagine analizzata a terra appaiono canali e erosioni che scavano i bordi e finiscono nella depressione. L'ipotesi è che si tratti di canali lavici. Nelle vicinanze, infatti, ci sono numerosi altri canali che sembrano aprirsi un varco e che rafforzano l'idea che si tratti del risultato di un'eruzione remota. Per averne la certezza, però, sono necessari più dati e una copertura ad alta risoluzione e, naturalmente, raccogliere dei campioni in situ sarebbe risolutivo. Il mistero è particolarmente interessante perché la sua soluzione potrebbe fornire elementi importanti sul cambiamento climatico marziano. Questa è una delle chiavi di studio su cui si incardina la ricerca su Marte. Sapere cosa è successo sul pianeta rosso può dare una mano nella previsione del futuro del nostro pianeta. Il processo di ricerca è lungo e Mars Express è uno degli strumenti principali per l'osservazione del pianeta rosso. La sonda è entrata nell'orbita di Marte a Natale del 2003, dopo un viaggio di alcuni mesi, sfruttò infatti una circostanza propizia. La Terra e Marte non erano stati così vicini come allora da 60.000 anni luce. A bordo c'è anche tanta Italia. A costruire la sonda è stato il consorzio Astrium, con l'appoggio di altre aziende europee, tra cui l'italiana Alenia Spazio e Officine Galileo. Sono made in Italy gli strumenti MARSIS e PFS. MARSIS è un innovativo radar che ha permesso agli scienziati di individuare un lago ghiacciato nel sottosuolo di Marte e di effettuare stime sull'acqua immagazzinata sotto forma di ghiaccio nel sud del pianeta. PFS è uno spettrometro a infrarossi impegnato anche nella missione Venus Express. È grazie a questo strumento che sappiamo che su Marte c'è metano.